conto alla rovescia per l'inizio dell'edizione del centenario della Coppa Nissena, con le operazioni preliminari di accredito e verifica che prenderanno il via già domani, venerdì 16 settembre, per poi passare ai turni di ricognizione di sabato 17 settembre, a partire dalle 9.30, e infine il giorno della gara, domenica, a partire dalle 9. Le gare valide per il campionato italiano velocità montagna quest'anno saranno trasmesse in diretta su AG Sport TV e in live streaming sul canale italiano Campionato Italiano Velocità Montagna. Tra i pretendenti per il trionfo finale il pilota ragusano Samuele Cassibba, che si sta preparando per affrontare al meglio il veloce percorso di 5.450 metri con un dislivello di 226,20 metri ed una pendenza media del 4,15% che unisce Ponte Capodarso a Caltanissetta. Una gara veloce, un tracciato estremo e scorrevole in cui servono coraggio e self-control per tenere il piede ben piantato sull'acceleratore.